Fin dove arriva il senso del dovere? Fin dove arriviamo noi rispetto al bene comune? E come conviviamo con le scelte nostre e degli altri? Ciao e bentornati sul canale Alex Eastern. Il libro del quale voglio parlare oggi è... Taras Bulba di Nikolai Gogol. Siamo in Ucraina, a cavallo tra il 1600 e il 1700, una terra il cui governo è polacco, ma il territorio è scosso da guerre e scorribande da parte dei tartari e dei cosacchi. Tra le fila di questi ultimi troviamo l'omonimo protagonista del romanzo, Taras Bulba, con i suoi figli Andrei e Ostap. Il credo cosacco è molto duro, rigido, al limite del fanatismo, e Taras, con la sua determinazione, la sua rabbia, ma anche la sua forte passione, ne è il perfetto rappresentante. Il momento chiave del romanzo avviene quando Andrei, nell'assaltare la città di Dubno, incontra una donna polacca della quale si innamora. Questo sentimento, unito agli orrori della guerra che lei saprà mostrargli, porteranno Andrei prima a dubitare di sé, del proprio credo, della propria famiglia e poi addirittura a tradire e ad unirsi a quello che fino al giorno prima è stato il nemico. Andrei quindi si macchia del peggior crimine per un cosacco, tradisce il proprio popolo. Sarà proprio questa la ragione che porterà Taras ad imbracciare le armi, ad incontrarlo sul campo di battaglia e ad ucciderlo senza pietà. Sembra che abbiamo raggiunto il culmine del dramma, quindi della storia, ma non è così, perché all'anima di Taras non viene permesso di trovare pace. Ostap, infatti, viene prima catturato dal nemico, imprigionato, torturato e infine giustiziato. A nulla varranno i trattati di pace, le dichiarazioni fatte dai vari schieramenti. Taras radunerà un gruppo di fedeli, imbraccerà nuovamente le armi e andrà a viso aperto verso la città di Cracovia. Questa città sarà lo scenario della sconfitta dei cosacchi. Taras verrà catturato, torturato e troverà la propria fine sul rogo. Quello che più mi ha colpito di questa storia è stata la rigidità e il rispetto dei dogmi da parte della società cosacca. Una rigidità che mi ha fatto più volte ricordare quella giapponese. Più volte, infatti, andando avanti con le pagine, mi sono trovato a ripensare a quel famoso proverbio nipponico che dice: il chiodo che sporge va preso a martellate. Una società, insomma, dove il cardine principale è il patriottismo e morire per la propria casa, la propria patria, per difendere la propria famiglia è il massimo e più grande degli onori. Come ho già detto, Taras quindi risulta il perfetto rappresentante di questo credo e di questa società. Rigido, forte, coraggioso, fedele. E nonostante sia anche disprezzabile in alcuni punti per come si pone, per come tratta i figli, volenti o nolenti siamo portati ad essere empatici nei suoi confronti. I personaggi di padre e figli poi ci danno anche quelle che sono tre visioni diverse della vita e di come lo spirito possa prendere strade diverse, tutte giuste, seppur in contraddizione. Andrei, ad esempio, trova la propria via, la propria realizzazione, uscendo dai dogmi coi quali è cresciuto. Ostap, invece, che è forse il personaggio dei tre che dà di meno di contenuti all'interno della storia, è però forse il più fortunato, perché lui si ritrova in quei dogmi, in quella società. Quella è già la sua dimensione, non ha bisogno di trovare nulla, è già completo. Taras, infine, è il personaggio che vivrà entrambe queste realtà, perché se nel seguire i propri dogmi e il proprio credo uccide uno dei suoi figli, tradirà il proprio credo e la propria società al fine di vendicare l'altro. La morte di Andrei sancisce di fatto anche la fine dell'esistenza di Taras, perché anche se questi non lo dà a vedere, nel momento stesso in cui uccide il proprio figlio, muore una parte di sé che probabilmente era la sua fedeltà. L'omicidio di un figlio ha provocato una rottura troppo grande nel suo animo perché lui possa continuare a vivere senza farci caso. E credo infatti che il finale attacco di Cracovia non fosse altro che non tanto un tentativo di vendetta quanto un tentativo di porre fine alla propria vita. Taras cerca di vincere questo dolore che ha dentro nel causarsi la morte più grande e dolorosa possibile. Credo infatti che,
se anche se l'attacco a Cracovia fosse andato a buon fine, non credo che quest'uomo sarebbe riuscito a portare avanti la propria esistenza col peso delle proprie azioni. Concludiamo poi dicendo che il ritmo della storia è molto serrato, le descrizioni sono graffianti, schiette, non c'è veramente spazio per orpelli in questo racconto. L'autore non racconta poi solamente della guerra, ma parla anche di quello che è il conflitto tra i dogmi, le convenzioni e l'affermazione del sé. Per i più appassionati poi non posso non consigliarvi l'ascolto della rapsodia sinfonica Taras Bulba di Lenos Janacek. Veramente una grande chicca e se avete modo ascoltatela anche mentre state leggendo il libro. Questa storia in ogni caso mi ha coinvolto da subito, mi è piaciuta la vicenda di Taras, quest'uomo così simile a un samurai che rimane fedele alle proprie convinzioni fin quando non succede qualcosa che gli fa mettere tutto in discussione e, andato in crisi completa, va incontro alla morte e all'annullamento del sé. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine. Se avete delle considerazioni da fare, qualche consiglio da darmi, lasciatelo nei commenti, sicuramente vi risponderò. Ciao, buona giornata, al prossimo video!